Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero tutto bene. Oggi qui a Genova fa un tempo bruttissimo. Siamo in allerta arancione e c'è veramente un temporale orripilante praticamente. E quindi praticamente la luce non è delle migliori. Video di oggi sarà un video haul. Sono stata da Calzedonia e mi è arrivato poi un pacchettino da una ragazza che si chiama Benedetta, che ha un'azienda fantastica di gioielli creati a mano che si chiama Violetta Gioielli. Ragazzi, allora eccoci qui con un nuovo video haul. Mi è arrivato un pacchettino e sono stata da Calzedonia. Sono andata al centro commerciale Fiumara perché ero in giro lì. Tra l'altro sono stata anche da Sephora e sono stata anche da Stradivarius, però questo video qui lo vedrete poi dopo di questo, insomma, e volevo farvi vedere che cosa ho preso e che cosa mi è arrivato. Ma prima di iniziare il video, mi raccomando, se questa tipologia di video haul vi piace, supportatemi con un like qui sotto. E se non siete ancora iscritti al canale, fatelo con il tastino qui in basso, attivando anche la campanellina per ricevere notifiche relative ai nuovi video. Se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo anche lì, mi trovate come orsottopotto88, e seguitemi anche su TikTok, lì invece mi trovate come Alessandra Makeup and Nails. Allora, sono stata contattata da una ragazza che si chiama Benedetta, che ha una pagina Instagram e una pagina Etsy, quindi è un negozio Etsy, vende online e crea tutti questi gioielli a mano, quindi sono tutti homemade. E qualche 2 settimane fa, 2 o 3 settimane fa, insomma, mi ha contattata per spedirmi, farmi scegliere comunque dei gioielli e me li avrebbe spediti, ecco. Quindi sono stata molto contenta perché lo sapete quanto io amo i gioielli e più bracciali ho ai polsi meglio è. Ora mi vedete solo con un bracciale, ma perché li ho tolti ieri sera perché volevo pulirli e quindi poi non li ho rimessi assolutamente. Allora, intanto iniziamo con il pacchettino che mi è arrivato da Benedetta Violetta Gioielli. Allora, mi ha fatto scegliere 3 cosine, mi sono arrivati in 3 pacchettini così. In 3 sacchettini di juta, sì, colorati, uno lilla, uno rosa e uno arancio, e vediamo subito che cosa ho scelto. Allora, partiamo da quello rosa. Ho scelto, questo è un bracciale. Ho scelto un bracciale, guardate quanto è carino, tra l'altro, il logo. Mi piace moltissimo. Arrivano tutti all'interno poi di bustine così. Allora, mi è arrivato un braccialettino, mi piace molto con queste pietrine rosa. Il braccialettino è questo. Guardate quanto è carino, tra l'altro è veramente, veramente luminosissimo. È anche bello grande, quindi comunque potete. In realtà lei mi ha chiesto la misura, io le ho detto un 18, perché comunque con i gioielli di Pandora io ho un 18 di quelli morbidi. Quindi il braccialettino 18 va benissimo. Questo è, e alla fine ha questa catenellina qui con attaccato in fondo un cuoricino pendente, bellissimo. Adesso lo mettiamo su. Ha i dettagli in rosa e argento, eccolo qua, insieme agli altri bracciali. Mi piace moltissimo. Veramente, veramente moltissimo. Guardate che carino, mi piace molto. Poi ho scelto un altro braccialettino. Questa volta è coordinato a una collana che ho scelto, quindi è una combo collana bracciale, che adesso vi farò vedere. Allora, vediamo intanto, ecco, gli altri 2 pacchettini sono questi. Allora, all'interno, non mi ero accorta, aspettate, quello rosa, dentro al bigliettino c'è scritto i materiali, il materiale con cui è stato fatto. Allora, questo rosa è stato fatto in acciaio e cristalli di Swarovski, quindi sono pietrine di Swarovski, quello rosa.
Poi ho scelto un bracciale e una collana uguali, quindi presumo che il materiale sia lo stesso identico. Adesso vediamo, sì. Allora, questi due invece sono fatti in acciaio e ematite. Allora, vi prendo prima la collana e vi faccio vedere com'è la collana. Allora, la collana che ho scelto è questa qui, fatta così in argento, con una, vabbè, con le pietrine fatte così in ematite, eccole lì, e poi abbiamo una luna finale. Anche questo ha il dettaglio del cuoricino sul fondo dell'attacco, praticamente della chiusura. E adesso la proviamo insieme. Eccola qua. Guardate quanto è carina questa collana, mi piace tantissimo, è veramente veramente super carina e mi piace tantissimo il fatto che sia in argento. E cioè comunque argento, colore argento perché in realtà è acciaio. E poi ho scelto il braccialettino identico. Allora, identico, senza luna, ovviamente, vedete il braccialettino com'è, sempre con le solite pietrine uguali, identiche. Anche questo fatto così con il finale, con il cuoricino. Sono veramente veramente carinissimi. Infatti, questi qui adesso che li ho messi, li ho presi, li indosso perché non li avevo ancora indossati e li tengo su indossati. Eccolo qua. È veramente molto molto carina, mi piacciono moltissimo perché sono veramente molto fini ed eleganti questi bracciali, mi piacciono molto. E sono curati anche nel pack molto molto bene, quindi è tutto molto grazioso quando arriva, molto elegante, eccetera. Violetta Gioielli per voi mi ha rilasciato un codice sconto che potete utilizzare sul suo sito, sulla sua pagina, quindi su tutti gli articoli del suo sito. Con il codice Alessandra15 avrete il 15% di sconto sull'intero catalogo. Quindi andate nell'info box, io vi lascio tutti i link relativi ai bracciali, comunque le cose che ho scelto, quindi avrete i link diretti e poi vi lascio giù lo sconto. Questa scontistica del 15% è valida fino al 30 novembre, quindi mi raccomando, approfittatene anche per fare un regalino, visto che poi comunque in ogni caso si avvicinerà Natale, fare un pensierino, magari un braccialettino con una collanina abbinata, secondo me è veramente il top e essendo in acciaio comunque non vanno a rovinarsi, soprattutto a buttare giù colore, perché comunque essendo acciaio e anche l'argento, se ben tenuti e ben conservati, non vanno assolutamente a perdere di colore. Quindi grazie, grazie, grazie Benedetta, di Violetta Gioielli per avermi dato l'opportunità di provare i suoi prodotti fantastici. Allora, poi sono stata da Calzedonia, eccoci qua. Dovevo andare da Calzedonia già da un bel po' in realtà. E praticamente adesso vi dico tutto. Allora, ho speso 23,30 euro, niente di eclatante, però ho approfittato della promozione, quella di compra 4 calzini, te ne regaliamo uno, quindi la solita promo, 4 calzini più uno in omaggio. Ecco. Ero andata principalmente per la collezione di Minnie e Topolino, infatti ho comprato delle cosine di Minnie e Topolino, adesso vediamo. Allora, ok, ne ho prese alla fine, ho preso 6 paia di calze, quindi uno poi l'ho pagato in più. Quelle di Minnie e Topolino ve le faccio vedere all'ultimo. Allora, ho preso un paio di questi calzini qui con le pietrine. Sono molto leggeri, a me questi qua piacciono da mettere con le scarpe, così escono i brillini. Guardate come brillano questi brillantini, è una cosa pazzesca. La calzina è nera grigia, glitter più strass nero. Quindi sì, glitter e strass, la calza è nera, mi piace moltissimo. Questa qui l'ho pagata 5,95 euro. Poi ne ho preso un paio semplicissime grigie. Le calze che ho preso sono pressoché tutte grigie e nere, comunque vabbè. Ho preso questo calzino qui,
grigio con i pois neri, con il bordino fatto così in nero. Eccolo qui, mi piace moltissimo. Le taglie sono uniche. Questo calzino ho pagato 3,95 euro. Anche questo mi piace il fatto che con i pantaloni un pochino più alti dalla caviglia si veda la calza tra o lo stivaletto e la caviglia, cioè il pantalone, oppure con una scarpa chiusa, tipo una scarpa maschile, ecco. E mi piacciono molto anche questi calzini qui. Poi ne ho voluto prendere un paio neri con i miei soliti fiocchi. Sapete quanto io amo i fiocchi dietro alle calze, e ho preso questi qua neri, semplici davanti, dietro hanno questo fiocco in leopardo, è leopardato ed è veramente carinissimo, quindi anche questo non vedo l'ora di indossarli. Questo 5,95. E poi ho preso tre paia di calze di Topolino, eccole qui, ne ho prese tre, due grigie e una nera, e ho preso in particolare questa da 3,95, è tutta nera perché il davanti è nero, dietro alla caviglia ha da una parte il fiocchetto di Minnie, che è questo, e dall'altra parte la manina di Mickey. Eccola qua. Mi piace veramente moltissimo. Questa l'ho pagata 3,95 euro. Poi ne ho presa un'altra grigia, questa qua è un po' più corta, con sotto la scritta, praticamente sotto la pianta del piede, con la scritta Mickey. Ed è semplicissima grigia con le orecchiette di Topolino che rimangono dalla caviglia praticamente, mi piacciono tantissimo. Queste qui 3,95. E poi questa qui, che anche questa ho pagato 3,95. Io pensavo che le calze sinceramente l'avessi pagate di più, invece no, le ho pagate così. Allora, poi ho preso l'ultima, anche questa 3,95, tutta grigia davanti e dietro ha la particolarità di avere da una parte Minnie qua e dall'altra parte Topolino, eccoli qua. Sono veramente molto carine queste calzine. Adesso toglierò tutte le etichette, metterò a lavare tutto così potrò indossarle, anche perché vista la giornata di oggi prevedo comunque non più tanto caldo, ecco, quindi inizieranno le giornate un pochino più frescoline, anche perché ho comprato tantissime cose sfiziose autunnali che non vedo assolutamente l'ora di indossare, cioè non potete neanche capire. Stamattina sembro assonnata, ma non è così, ho dormito poco stanotte, non so perché, vabbè. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando andate ad aprire l'info box per andare a curiosare tutto quanto, tutti i link che vi mando, tutti i codici sconti che avete disponibili in questo periodo. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao!